Cari amici, abbiamo un ospite di eccezione, il signor Mauro Munari, e parleremo delle manipolazioni mentali, del sistema del controllo deviato, delle massonerie e tanto altro. Lascio la parola al signor Munari. Ciao Emiliano e buongiorno, buonasera a tutti gli ascoltatori. So che la tua è una web radio, pertanto ci sarà magari chi ci ascolterà adesso, ci sarà chi ci ascolterà magari dopo, quindi ti ringrazio per il caloroso benvenuto. Vorrei cominciare, caro Emiliano, con una elucubrazione così che ho avuto oggi, che parla appunto di Matrix in maniera indiretta. Guarda, io ho scritto questo: anni di vita vissuta, pensieri, condivisioni e delucubrazioni attive e passive mi portano a pensare che viviamo veramente in una Matrix dove siamo soltanto dei numeri. Siamo alla ricerca della libertà, ma non sappiamo come utilizzarla, in quanto siamo troppo schematici e non disposti a mettere in discussione quello che altri ci propongono, rinunciando di fatto a prendere in considerazione cose che potrebbero farci crescere, in quanto non dette da noi o da nostri leader riconosciuti. È chiaro che se non cambiamo registro, le cose non potranno migliorare e la libertà rimarrà una chimera. Mauro Munari. Questo che ho scritto è veramente il mio pensiero, non è un pensiero di destra, di sinistra, di centro, non è un pensiero politico, è un pensiero da persona libera, o che perlomeno si ritiene libera, perché a questo punto non so quanto libero sono anch'io che ti sto parlando, che vi sto parlando in questo momento, perché forse è proprio questo il Matrix, no? Cioè l'essere praticamente in una Matrix vuol dire essere in una scatola dove sbatti, perché poi se tu non hai sbocchi in questa scatola, il tuo pensiero rimane lì, ma non è soltanto il tuo pensiero che rimane lì, sei tu che rimani lì, perché il sistema ti impedisce di fatto di esprimere un qualcosa che possa portare benessere anche agli altri. Ci sono tanti sistemi di inibire, diciamo, questo libero svolgersi del pensiero. Uno dei sistemi più classici, senza andare sul controllo mentale, quello magari di cui parleremo dopo, ma è già un controllo mentale indotto, ed è il fatto che si parli solamente di certe cose. Certe cose vengono naturalmente trattate, manipolate o sapientemente dosate, ovviamente da professionisti che svolgono o in maniera attiva o in maniera passiva il ruolo di passacarte, di passaparola, e fanno da tradunion tra noi, il popolo, e chi detiene poi effettivamente il potere. Così che io preferisco, tra virgolette, è quella che chi ci sta governando, chi ci ha governato, chi ci governerà, se le cose non cambiano, non sono dei capi di Stato, non sono degli statisti, non sono l'espressione politica di quello che dovrebbe essere un governo effettivo, ma sono alla fin fine dei passacarte. Perché? Perché chi detiene il potere è chi detiene il denaro. E chi detiene il denaro, si sa che non siamo sicuramente noi cittadini e non sono sicuramente i nostri politici. Io leggo spesso e volentieri, cioè non tanto volentieri per dire la verità, ma leggo molto spesso dei post contro Renzi o contro altri politici o contro indifferente chi,
che fanno, cioè che vorrebbero dare a vedere che sia quella persona responsabile del modo di condurre e del modo di farsi stare, di farsi stare al mondo alla fin fine. E invece ci sono delle cose che gioco forza devono essere per forza prese se uno si trova in un determinato posto. Io dico che oggi come oggi essere in un determinato posto è veramente una disgrazia, perché come fai o come non fai, fai sempre male. Ecco, questa è la mia introduzione. Naturalmente, da qui sai che mi sono messo a disposizione ben volentieri per rispondere ad eventuali domande, per dirti la mia appunto, su quello che succede anche in altri ambiti. Ti volevo chiedere una cosa. Io so che tu hai fatto varie interviste a persone che venivano, oppure che ti dicevano, di essere manipolate o attaccate con tecnologie di controllo mentale. Dalle tue esperienze, oppure dalle esperienze che praticamente si possono dire attraverso una radio web, che cosa ne pensi o che tipo di tecnologia puoi aver capito attraverso la testimonianza di queste varie persone che parlano di essere manipolato o attaccate con queste tecnologie, diciamo, militari o tecnologie di manipolazione delle masse? Certo, ma io ti posso dire tre cose ti posso dire, Emiliano. Io ho intervistato, direi, non l'ho intervistata una volta sola, mi sembra che l'ho intervistata diverse volte, più di una volta. D'altra parte, insomma, c'è nel mio canale di YouTube, quindi facilmente visibile, facilmente controllabile quello che ti sto dicendo. E con Irene, oltre ad aver avuto un rapporto epistolare molto intenso, perché mi scriveva quello che provava, quello che le facevano questi stati praticamente, di cui sono stato anche, credo, testimone. Dico credo, Emiliano, come avevo già avuto modo di dirti. Perché effettivamente certe cose, tipo disturbi su Skype, crash, non so, la voce che andava via, messaggi che non arrivavano, cose di questo tipo, che mi sembra che ho riportato anche in un'intervista proprio in diretta, ero quella volta. Cioè, veramente sono successe. Ovviamente, io ti dico una cosa: mi sembra che Irene sia una persona che abbia subito, non agito, in buonissima fede. Però, sai, da quello che ho capito, lei praticamente si trovava irradiata, cioè trasmessa dentro di lei, cioè trasmessa nella propria mente, ed è una cosa che non mi ha detto solo lei, ma mi hanno detto anche altre persone, e sicuramente un qualcosa deve esserci stato. Io non mi stupisco più di niente. Io sono una persona che ha sempre creduto che gli UFO esistano e siano già esistiti dopo la guerra e cose del genere, ma che non siano cose sovrannaturali, cioè che non siano cose non sovrannaturali di altri pianeti. Io sono sicuro che esistono e sono di questo pianeta. E che poi abbiano avuto delle obiettive difficoltà per stabilizzare, diciamo, quelli che eventualmente hanno viaggiato
su questi mezzi, quello è un altro paio di maniche, ma la tecnologia oggigiorno fa tutto. Non dimentichiamoci che oggigiorno cioè, ci manca la app per, non so, chiedo scusa del termine, ma per andare anche in gabinetto, perché qua siamo già tutto a comando passivo. Quindi il comando passivo, quando esiste? Esiste perché c'è qualcuno che attiva questo comando passivo, no? Allora, se questa della app sembra una fesseria, non è sicuramente una fesseria quello che qualcuno riesca a comandare, tra virgolette, qualcun altro applicando una tecnologia che non è sicuramente alla nostra portata, ma è sicuramente alla portata di apparati che sono. Chiaramente sono atti a studiare un certo tipo di fenomeni e la studiano e sicuramente l'hanno applicata e l'applicheranno sempre meglio o sempre peggio a seconda di come la vediamo praticamente. Poi ho avuto anche un'esperienza diretta e ci ho rimesso l'alternatore, ero andato a fare un'intervista a Meledo. La Sarego, praticamente, che è una cittadina a pochi chilometri da casa mia, e sono andato da una persona che si trovava appunto in questo stato di controllo elettromagnetico, oltretutto. E oibò, quando ho fatto per partire, io ho una Ford Focus. Non c'è stato verso, cioè la macchina praticamente ho dovuto chiamare il carro attrezzi e portarla presso la mia officina. E ci ho rimesso €700, ecco, tanto per. E un'altra esperienza che ho avuto, sempre con una persona, con la stessa persona, cioè, gli ho fatto un'intervista perché era stato, grazie a questi campi elettromagnetici, eccetera, era stato internato presso il centro psichiatrico qui a Montecchio Maggiore e ero andato a trovarlo, ho fatto l'intervista e poi mi è stato chiesto di togliere questa intervista. Cosa che ho dovuto fare perché i familiari non erano d'accordo con il fare questa intervista. Io ti dico la verità, Emiliano, mi sono sentito tradito perché a un certo punto io ho sempre fatto gratis queste cose qua, come ritengo che le fai anche tu e ritengo che le facciano anche tutti quelli che si mettono a disposizione. E che non abbiano alcun secondo fine. Quindi, comunque, ho accettato la sconfitta, tra virgolette, e forse è stata anche quella una delle cose che mi hanno fatto allontanare da questo campo. Perché se è vero, come credo sia vero, appunto, che ci sono delle persone come Irene, come tante altre, che sicuramente il problema. Ce l'hanno o l'hanno avuto, è anche vero comunque che ho trovato anche gente che millantava cose che magari chiedeva soldi per cose più strampalate. Allora, sinceramente, per non essere al gioco di nessuno, ho abbandonato, te lo dico francamente, ma non perché non credessi che questo succeda. Lo so, a me mi è successo che siamo andati a fare delle bonifiche ambientali, bonifiche elettromagnetiche ambientali, e quando abbiamo fatto la bonifica ambientale, la persona che stava qui a Roma, abbiamo fatto un'intervista e spiegava tutte le cose che gli succedevano, cioè che veniva attaccato, che veniva manipolato, gli bruciavano le centraline dentro casa, aveva dei gravi disturbi, durante la notte sentiva le voci all'interno del cervello in continuazione. Abbiamo fatto questa intervista, l'avevo pubblicata, cioè la stavo pubblicando su YouTube. A un certo punto mi contatta il parente di questa persona e mi dice: "No, non pubblicate questa intervista perché noi pensiamo che il nostro parente abbia qualcosa fuori posto." E io
giustamente gli ho detto: guardate che le cose che dice sono talmente tecniche e dettagliate che fa capire che questo viene irradiato da un'arma di energia diretta, da una frequenza fortissima sul corpo. E poi dalle analisi che io ho fatto, il campo elettromagnetico all'interno della stanza dove lui stava era veramente alto. Addirittura ho portato un elettroencefalo